Correva l'anno 2017, mese di aprile, giorno 18, martedì dopo Pasqua, ore 20, ripasso di ebraico. Comunque lo farò scrivere sul popolo una volta sola, sotto l'articolo che riguarda il Vangelo domenicale. Gli avvisi parrocchiali sono finiti. Quanti temi teologici noi abbiamo nella lettera di Pietro? Tanti. Ma sono temi teologici, come vi ripeto, nuovi rispetto al Nuovo Testamento, vecchi rispetto a noi. Perché vi parlavo prima della conoscenza. Questa conoscenza di Cristo per noi oggi è essenziale. Leggevo un piccolo libro di Dixon, professore universitario a Melbourne di storia, non credente, il quale ha scritto un ottimo testo di storia sull'esistenza storica di Cristo. Prendendo solennemente per i fondelli tutti quei sapientini occidentali che dicono che Cristo non è esistito, e li smaschera in maniera brutale, perché dice: questo qui è professore di liceo in matematica, cosa capisce di storie? Questo qua è un medico, cosa capisce di storie? Dice: come io non mi avventerò mai a prendere un bisturi in mano e aprire la pancia altrui per tirargli via l'appendicite, perché il medico faccia il medico, lo storico fa lo storico. E lui appunto mitraglia tutte queste persone, ma in termini piuttosto anche duri, e poi espone i criteri storici. Lui non entra mai nel soprannaturale, quindi sulla resurrezione scordatevi, non c'è neanche una parola. Ma sull'esistenza storica è interessantissimo sia i documenti che porta, sia le argomentazioni che porta. Noi oggi sentiamo il bisogno di essere sicuri dell'esistenza storica di Cristo, come sentiamo il bisogno di capire bene questi testi senza equivocarli. E più si studia a livello esegetico, guardate che voi due siete puntuali, siamo noi che siamo fuori orario. No, perché abbiamo cominciato 2 minuti prima. Noi abbiamo bisogno. Quando io vedo lì alla casa dello studente e faccio esami esegetici che non mi permetterei mai di fare qui, perché questa è una conversazione tra amici, là invece è lezione, io vedo che la gente non perde un colpo, ma io sto facendo un lavoro scientifico sul testo. Oggi la nostra generazione sente questo bisogno di sicurezza nella conoscenza. Abbiamo dunque parecchio in comune con la seconda lettera di Pietro. Perché? Perché la nostra cultura, figlia per tanti aspetti, non per tutti ovviamente, ma per tanti aspetti dell'illuminismo, sente il bisogno di avere un fondamento che sia sicuro. E perciò tutte le argomentazioni storico-razionali e documentative per noi sono preziosissime. Nel mondo antico si ragionava in maniera diversa. Nel mondo antico c'era bisogno del testimone diretto. Noi non abbiamo la possibilità di avere questo lusso, perché siamo nel 2017. Per cui era molto importante la tradizione orale. Se
ipotesi Matteo, invece che scrivere, avesse predicato, lo avrebbero ascoltato più volentieri che non letto. Si leggono i testi quando non ci sono più i testimoni diretti. Era una mentalità diversa. Quindi la conoscenza di cui il nostro autore parla per noi oggi, pur non essendo in perfetta sintonia con gli altri scritti neotestamentari, per noi oggi è un dato essenziale, sempre per il principio del soprammobile. Se manca il mobile, soprammobile dove lo metti? Soprannaturale, se manca il naturale dove lo metti? Il naturale è la conoscenza. Certamente la fede non si esaurisce nella conoscenza, ma guai se la fede è ignorante. Perché? Tornate alla linea 65. Sono alcuni punti difficili da comprendere che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture per la loro propria rovina. Apoleia in greco significa rovina eterna, perdizione. E chi si perde, secondo il nostro autore, due persone, due tipi di persone. Gli ignoranti, cioè quelli che si accostano alla scrittura senza un minimo di preparazione, e quelli che invece sono non credenti, gli incerti nella fede. Anche queste sono posizioni severe, però estremamente salutari. Molto spesso noi, quando leggiamo il testo biblico, facciamo una specie di cortocircuito intellettuale, perché ci chiediamo immediatamente: cosa dice a me questo testo? Dimenticandoci invece di fare l'altra domanda: cosa ha inteso dire l'autore? Noi dovremmo mettercele tutte e due in quest'ordine. Prima chiederci che cosa ha inteso dire l'autore e poi cosa dice a me questo testo. Perché se tu non hai capito cosa ha inteso dire l'autore, tu a quel testo fai dire quello che ti pare con la premessa "secondo me". Quando alle sante suore io spiego che il passivo teologico sottintende sempre il complemento d'agente da Dio, vanno in svenimento, perché si erano illuse fino a quel momento di essere loro a santificare il nome di Dio. Sia santificato il tuo nome. Quando invece dico loro: guardate che nelle lingue orientali, greco ellenistico compreso, c'è questo fenomeno che nel mondo occidentale non c'è. Allora, quando leggi, capisci un'altra cosa. Se non conosci questo piccolo particolare, ti assumi delle responsabilità che nessuno ti ha dato. E così pure in tanti altri ambiti. Dunque, la conoscenza, come vi dicevo, è parte integrante della fede, secondo la lettera di Pietro, la seconda lettera di Pietro, ma anche secondo il cristianesimo attuale. C'è oggi una specie di ribellione a questo bisogno e la conoscenza viene supplita dalla emozione. Per credere ho bisogno di conoscere. Oggi questa frase si traduce: per credere ho bisogno di emozionarmi. E se gli ormoni non ti sostengono a sufficienza, che ti emozioni? Se c'è l'emozione, tanto meglio. Chi dice di no è una ricchezza. Ma Paolo, che la sapeva lunga, dice: stiamo attenti,
di non confondere quello che è l'azione dello spirito in noi con le nostre emozioni. Sono due cose diverse. Sulla conoscenza parleremo meglio la prossima volta. Però è giusto che cominciamo a mettere a fuoco questo problema, perché noi oggi, se vogliamo, sorridendo, sintetizzare il nostro cattolicesimo, è un cattolicesimo ignorante. Ogni tanto al Beato Dorico minaccio durante l'omelia di sradicare il microfono e di scendere giù, tu mi sei testimone, di scendere giù a interrogare la gente, la guarda, giustamente si mette a ridacchiare, dire, oh, sto prete qua, cosa fa? Però la tentazione ci sarebbe. Mentre al Beato Dorico, dove sono in situazione più familiare, lo dico, a San Marco non posso dirlo più di tanto, ma la tentazione è la stessa. Quello che io mi domando è questo: mentre il vecchio cristianesimo, quello dei nostri genitori, dei nostri nonni, era fondato su un catechismo memorizzato, 10 comandamenti, 7 sacramenti, 3 virtù teologali, 2 verità fondamentali della fede. Oh, le sapevamo bene a memoria, perché ce le inchiodavano in un modo tale che non ti scappavano più, ancora oggi. Se uno ti dà il via, tu li ricordi. Se non ti dà il via non ti ricordi niente. Ma i ragazzini di oggi non sanno niente. Noi avremo una generazione di cristiani che fonda la propria fede sull'emozione. E questo è una ricchezza, ma è anche un pericolo. Come è un pericolo fondare la nostra fede sulla memoria, dimenticando che l'uomo è anche emozione. Va bene. Io non sono vescovo, ringraziando Dio, e neanche Papa. Proviamo a vedere alcune tematiche che poi non toccheremo più. Nel testo della seconda lettera di Pietro noi abbiamo due dati molto interessanti. Abbiamo la esplicita confessione di Gesù come Dio. Certo non è l'unico testo, però proviamo a vedere come si esprime. Siamo alla linea 85. Anche qui viene fuori la belva che c'è in me. Io prenderei la manina di chi ha tradotto questo testo, metterei sopra il tavolo e con il martellino tin 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 tin, tin sulle unghie. Perché? Linea 85, Simon, no. Testo greco dice, linea 47, Simeone. Se no, noi omologhiamo il testo della seconda lettera di Pietro con la tradizione evangelica, che è aramaica, non ebraica. Se io trovo scritto Simeon, traduco Simeone. Non Simone. Prima Dio, poi il testo, poi la Chiesa. Chiara la gerarchia? Non lo dico io. Lo dice la Costituzione sulla Divina Rivelazione Dei Verbum, Concilio Vaticano II. Prima Dio, poi il testo, poi la Chiesa. Il testo va rispettato per ciò che è, non per ciò che noi vorremmo che fosse. Altrimenti è finita. Voi dite, ma questo, Don Renato, è una cosa secondaria. Per noi oggi è secondaria. Ma che ne sappiamo noi a chi potrà servire questa precisione? Noi dobbiamo solo essere precisi. Voi provate a pensare se un chirurgo ti apre la pancia per levarti l'appendicite, poi ti leva un occhio. Dice, qualcosa ho levato. E no, tu devi levare quello.
non il resto. Allora, Simeone Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro ai quali il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, nella sua giustizia, ha dato il medesimo e prezioso dono della fede. Punto, fermi là. Questo è un testo che è stato molto discusso, perché qualche buon tempone dice no, si tratta di due persone diverse e quindi bisogna tradurre a coloro ai quali il nostro Dio è il Salvatore Gesù Cristo, nella sua giustizia, bravo furbo, il verbo ce l'hai al singolare. Ci siete? E quindi, fino a prova contraria, la grammatica dice che se il verbo è al singolare, il soggetto è o un singolare o un collettivo. E in questo caso non possono essere due. Poi c'è una seconda delicatesse, ma questo lo si può cogliere quando si conosce bene la lingua. Provate a fare una piccola fatica in greco, non è grande. Linea 83, le ultime tre parole. La prima è tou, notate? Si legge tu. Poi c'è Dio, Theou, e mon, di noi. A capo, kai, congiunzione e. Poi c'è soteros, Gesù Cristo. Manca l'articolo. Notate che manca l'articolo. L'articolo lo trovate alla linea 83, la terz'ultima parola. Il tu è un articolo genitivo. Alla linea 84 l'articolo non c'è. E quindi la traduzione italiana in questo caso è perfetta. A coloro ai quali il nostro Dio è Salvatore, non sono due persone. È la stessa. C'è il che congloba le due caratteristiche di Gesù Cristo, Dio e Salvatore. Io potrei avere dei dubbi se ci fosse l'articolo davanti a soteros, Salvatore. Se io trovassi dikaiosine tou theoumenon kai tou soteros Gesù Cristo, qualche dubbio mi potrebbe venire, anche se ho questa specie di singolarità dell'azione che compare in italiano ma non in greco. Dunque, noi abbiamo con chiarezza la confessione di fede in Gesù Dio, nella seconda lettera di Pietro, ma non è l'unico. Provate a scendere giù. Abbiamo la stessa confessione di fede nella lettera a Tito, che non è molto distante dalla lettera di Pietro, perché la lettera a Tito, tutti quanti sapete che non è di Paolo, è di scuola paolina. Perché non è di Paolo? Perché la chiesa che compare nella lettera a Tito non è la chiesa di Paolo. La chiesa di Paolo è fondamentalmente carismatica. La chiesa che compare nella lettera di Tito è gerarchica. Nella lettera di Paolo la chiesa è formata dall'insieme delle qualità di tutti quanti i componenti della comunità, qui no, tutto è sotto l'episcopos. Nelle lettere di Paolo noi non abbiamo nessun tipo di ordo. La chiesa delle lettere a Timoteo e della lettera a Tito invece ha un suo ordinamento dove le vedove sono le suore. Le suore della Chiesa primitiva sono fatte da vedove. Queste vedove che nessuno voleva perché i parenti non c'erano, marito era morto, figli non ne avevano, erano dunque donne di nessuno. La comunità le prendeva, si incaricava del loro mantenimento,
però dovevano educare le giovani, assistere le mamme che avevano bisogno, soccorrere i malati. Dunque, c'era già un'organizzazione che nelle lettere di Paolo non esiste. Questa organizzazione non c'è. Bene, in questa lettera a Timoteo noi abbiamo lo stesso, la confessione di fede in Gesù come Dio, chiarissima, la leggeremo subito. Ma non sono le uniche che in maniera così esplicita parlano di Gesù come Dio. Provate a ricordare il Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, sbagliato, e il Verbo era Dio. Secondo Stico non è il Verbo era presso Dio, ma proston theon vuol dire che il Verbo era rivolto in un atteggiamento di dialogo con Dio. Prosono vuol dire presso. Vuol dire ciò che sono io con voi adesso, di fronte a voi, in atteggiamento di dialogo. Come si fa a tradurre? Difficilissimo. E allora hanno scelto, i miei colleghi neotestamentaristi, hanno scelto questo presso Dio. Vabbè, piuttosto che un pugno su un occhio, va bene così. In questo stesso testo si dice che il Verbo si fece carne e quindi si sa chi è questo Verbo che era Dio. Ma poi se leggete l'ultimo versetto, quello conclusivo, quello che fa da inclusione, come la divinità viene esplicitata nel primo versetto dell'inno, viene esplicitato nell'ultimo. Nessuno ha visto Dio. Questo è un buon criterio per sapere che se qualcuno vi dice ho avuto una visione, ho visto Dio, tiè. Chiaro? Nessuno ha mai visto Dio. Il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del padre, lui lo ha esegesato. Ci ha rubato il mestiere. Ha rubato il mestiere agli esegeti. Esegesato. Ne ha fatto l'esegesi, cioè lo ha reso, briciolandolo, lo ha reso comprensibile ed sperimentabile. Anche lì la chiarezza è ovvia. Ma i Vangeli non parlano mai in maniera diretta della divinità di Gesù, no, fanno di peggio. La dimostrano. Mai un uomo può toccare un impuro, perché diventa impuro lui. Se però un uomo tocca un altro uomo impuro e l'impuro diventa puro, allora questo non è un uomo. Vi è chiaro? Adesso che avete in mano questa chiave, leggete con attenzione i miracoli sui lebbrosi. Sembra che Gesù trovi gusto a pichignare il lebbroso. Lo tocca sempre. Il lebbroso guarisce. Dunque, vi è chiaro? Gesù poi, durante il processo, e gli ebrei l'hanno capito benissimo, dice lo ammazziamo perché ha voluto farsi Dio. Capito benissimo cosa Gesù intendeva. Quindi noi abbiamo queste confessioni di fede nei Vangeli fatta però alla maniera semitica. Man mano dalla fase evangelica ci allontaniamo per arrivare alla fase, chiamiamola così, delle riflessioni molto più articolate della fine del primo secolo o dell'inizio del secondo, noi abbiamo l'esplicitazione in forma occidentale
di ciò che era stato detto in forma orientale negli scritti precedenti. Vediamo cosa dice la lettera a Tito. È apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. La parola grazia, inchiodatevela in testa. Noi non ci salviamo per meriti calcolabili a livello umano. Certo, abbiamo dei meriti, ma non li possiamo e non li sappiamo calcolare. E quindi è meglio buttare da parte questo atteggiamento. Tu fai quello che puoi. Tutto il resto è grazia. Quanti soldi ha dato la vedova? Più di tutti. Ma quel signore per il campanile di San Marco ha dato 10.000 euro, è scritto sul giornale. Quella vedova ha dato 20 centesimi e Gesù dice ai suoi discepoli, questa qui ha dato più di tutti. È un po' difficile fare calcoli con questo tipo di matematica. Vi è chiaro? Ecco perché il nostro autore, che ha già una teologia molto elaborata, dice è la grazia che salva. Perché lui sta mettendo le regole del gioco, non tu. E noi facciamo una fatica da morire a capire questo. È apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare la asebeia. Se dovessimo adoperare il linguaggio degli studenti, dovremmo dire ci insegna a rinnegare il menefreghismo verso Dio. Questa è la sebeia, a, alfa privativo, e verbo esse baomai, adorare. La sebeia è questo dire, gestisco la mia vita in maniera indipendente. C'è già stato qualcuno che ha fatto questa scelta e si chiama Adamo. Il quale, molto gentilmente, ha introdotto nell'umanità un principio semplicissimo. Quando tu vuoi essere Dio di te stesso, instauri il regime del più forte, e quindi della violenza, della prepotenza, della vendetta. I primi capitoli mitici della Bibbia lo spiegano benissimo, Caino, Abele, Lamech, Torre di Babele. Dunque è apparsa infatti la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani. E noi diciamo, ma don Renato, quattro salti in balera, perché no? Una buona ballata. Un po' di danza, dai, è bello. Certo che è bello, e perché no? Il concetto di desideri mondani non è quello che pensate voi. Testo greco, no, linea 90, dice cosmikas epizimias. Cosmos, nel pensiero semitico espresso in greco, indica tutto ciò che è nemico di Dio. Tutto ciò che è nemico di Dio. La danza è arte e l'arte non è mai nemica di Dio. Il bello non è mai nemico di Dio. Perché, e questo ce l'hanno insegnato i filosofi, vero, buono, giusto, bello, sono le quattro caratteristiche essenziali dell'essere. E Dio è l'essere per eccellenza. Fine della trasmissione.
Quindi insegna a rinnegare il menefreghismo nei confronti di Dio e quei desideri che sono nemici di Dio, e a vivere in questo mondo con sobrietà. Boh, non è mica così, eh. Date il testo greco, sofronos, dikaios, eusebos. Sofronos vuol dire secondo ragione. La sofrosina è questa. Quindi la parola sobrietà è accettabile, ma anche discutibile. Ti occorre un pianoforte Steinbeck perché tu sei un concertista? Copralo. Ma io che non sono un concertista, perché devo andare a spendere tutti quei soldi lì? Mi basta un buon pianoforte. Se uno deve fare 30 km al giorno, si compra una Panda. Ma se uno ogni settimana fa circa 500 km, che fa? Con la Panda? Dopo due settimane vado all'ortopedico. Chiaro? La sofrosine è quella capacità sapiente che sa dosare le cose. Fatto sta che molto spesso sofrosine viene tradotto con coscienza, oltre che con sapienza. Quindi sobrietà, per questo vi dicevo, è un termine che si avvicina ma non rende proprio giustizia al termine greco. Con giustizia, giusto, e con pietà. Linea 90. Alla linea 89 trovate il numero 12, vero? Sì. Sotto c'è sesomen. La parola precedente è eusebos. Eu, bene. Sebos, in questo caso è un avverbio, deriva sempre da sebaomai. Adorare in maniera corretta. Molto spesso noi adoriamo in maniera non corretta. Quando Dio vuol mettere alla prova Abramo, gli dice uccidimi il figlio, poi lo blocca perché dice no, io ti ho messo alla prova, ma questo non è il modo con cui si adora Dio. Ireneo di Lione dirà che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Voi dite, che bella frase, no no, è peggio. È l'uomo che cura la sua vita biologica, la sua vita intellettuale, la sua vita di relazione, quindi affettiva, è geloso della propria libertà e cura anche la sua vita spirituale, perché la vita dell'uomo è un insieme di vite messe insieme. E l'uomo vivente vuol dire uno che cura tutto questo. Copione. Perché queste cose qua le aveva già dette San Paolo nel capitolo 12 della lettera ai Romani. Offrite le vostre persone come sacrificio vivente. Nell'attesa della beata speranza, linea 91, Elpida, nominativo Elpis. La speranza perché viene chiamata beata? Perché già la speranza, chi ha la speranza è già salvo. Ma di che speranza si tratta?
della certezza nell'attesa di beni sicuri. Noi invece abbiamo continuamente il concetto pagano di speranza, che è il desiderio di beni possibili. Desiderio di beni possibili non è speranza cristiana. Cosa fai qui? Sto aspettando di andare a fare gli esami. Spero che mi vadano bene. Desiderio di un bene possibile. Questo è paganesimo. Gli studenti dell'università sono pagani. Certo. Mentre per il cristiano è certezza, non desiderio. È certezza di un bene sicuro nell'attesa. Beata speranza, dunque, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Andate alla linea 91. Notate che c'è lo stesso scherzo. Tu megaluthou kai soteros. Niente articolo davanti a soter. Come sopra. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, quindi non sei tu che ti riscatti, è lui che ti ha riscattato. Tu devi solo cambiare testa, non devi espiare da nessuna parte, e formare per sé un popolo puro. Wow! Tutti non sposati? No, puro vuol dire pieno di vita. Che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. C'è un secondo concetto nella seconda lettera di Pietro ed è l'azione sinergica del Padre, del Figlio e dello Spirito. E lì vi leggete il testo e trovate come molto interessante questa sinergia. Naturalmente nel Nuovo Testamento la parola Trinità non la troverete mai, perché è stata inventata da quel signore che trovate la linea 98. Teofilo di Antiochia. C'è qualche emerito ignorante che dice che la parola Trinità compare solo nel IV secolo. E allora questa persona con gentilezza dite: vai a documentarti, perché già un teologo cristiano del II secolo, che si chiama Teofilo di Antiochia, la adoperava. Unitas Trinitas. Sarebbe tres unitas, tre unità, trinta. Nel Nuovo Testamento noi troviamo la Trinità operativa, non la Trinità speculativa. Noi siamo abituati a parlare della Trinità come concetto. Nel Nuovo Testamento voi trovate la Trinità in azione. È una cosa diversa. Bene, cosa combinano questi tre? Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre. Quando giunse a lui questa voce, dalla maestosa gloria, questo è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Monte Santo. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei nostri cuori la stella del mattino. Stella del mattino è Gesù Cristo. Sta dicendo, in questo periodo che intercorre tra la resurrezione e la parusia, noi viviamo al buio, però abbiamo queste lampade che sono i profeti o le scritture profetiche. Linea 105.
E poi chiudiamo perché il tempo ce lo dice. Sappiate anzitutto questo, e leggetelo bene. E non si capisce perché Lutero non abbia messo questa lettera alla fine del Nuovo Testamento, ma l'abbia tenuta al suo posto, perché la posizione di Lutero contraddice radicalmente quanto sta per dire l'autore. Sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta, leggete bene, a privata spiegazione. Chiaro? Ma lei, Don Renato, dà la privata spiegazione. Sì o no? Sì, io sto dando la privata spiegazione. Fatto sta che se sbaglio mi picchiano. Anch'io sono sottoposto, come voi, a controllo. Brutta la parola. Il fatto che io sia specialista, perché conosco a menadito tutte queste cose, è sempre privata spiegazione. Perché l'unica spiegazione non privata è quella del Magistero. Chiaro? Se io sto dentro ai binari tracciati dal Magistero, bene. Se no sono fuori. Quindi la mia spiegazione sì è privata, ma è autorevole perché sta dentro a quello che è l'indirizzo interpretativo della Chiesa. E voi dite, ma Don Renato, chi dà questo binario interpretativo alla Chiesa? Però quando si dà questo binario interpretativo alla Chiesa, c'è tra di noi un enorme controllo che non significa polizia, ma significa ricerca del più vero. Per cui quando un biblista scrive, non pubblica così a cuor leggero, spedisce ai suoi colleghi la sua ricerca e se capitano correzioni serie, il biblista le accetta. Cioè siamo abituati a questa collaborazione dove la verità non la possiedo io e non la possiedi tu, ma la stiamo cercando tutti e due. Mi spiego? Dopodiché le cose sono tranquille, ecco perché neanche apud nos, neanche presso di noi, c'è la privata spiegazione, perché c'è questo confrontarsi con chi ne sa quanto te, con chi ne sa più di te, anche con chi ne sa meno, perché la verità può venire fuori da tutti e devi avere l'umiltà di dire la mia è la penultima parola, mai l'ultima. Poi Ratzinger prima e Bergoglio dopo ti dicono tu cosa pensi e tu gli dici il tuo pensiero e la Dei Verbum scrive la Chiesa matura il suo giudizio da che cosa? Da ciò che noi gli presentiamo. Il biblista presenta le sue ricerche e da queste la Chiesa poi matura il suo giudizio. Quindi neanche noi siamo ufficialità. Anche noi non abbiamo la privata spiegazione. Grazie. Prego, Lida. Gesù Cristo è anche uomo. Sì, ma come uomo io come faccio a sapere che lui è anche Dio? Se ho una testimonianza di Dio stesso mi va bene. Cioè,
è Dio che dice agli uomini: questo sono io. Buona Pasqua.